La green economy è all'origine delle nostre politiche principali. In questa regione noi abbiamo seguito tre direttrici fondamentali da questo punto di vista. Uno, quello di favorire il biologico, l'integrato e tutte le forme di agroambientali nel PSR. Questo ci ha permesso di ottenere un risultato strepitoso, che è stato quello in 3 anni e mezzo di raddoppiare gli ettari bio nella nostra regione, che hanno raggiunto i 150.000 ettari. Di fare un grandissimo sforzo ulteriore sulla produzione integrata, che riduce fortemente la chimica e che è arrivata a 130.000 ettari, per cui circa il 30% della superficie agricola della nostra regione è ora coltivata con metodi altamente ecocompatibili. Tra l'altro sono arrivati a essere oltre 6.000 gli agricoltori e i trasformatori che operano in biologico. In particolare abbiamo un record italiano nei trasformatori, perché ne abbiamo 1.200. Tutto questo sforzo su più agricoltura biologica e integrata ha comportato un investimento importante di risorse, oltre 380 milioni di euro della regione, tra l'altro per fare in modo che si arrivasse a questi risultati molto, molto grandi abbiamo aggiunto oltre 32 milioni di euro di risorse dirette regionali. Questo quindi ha voluto dire una fortissima scelta politica e un forte impegno. Altro tema fondamentale, il secondo, è quello della biodiversità. Tutelare la biodiversità è un dovere per le future generazioni, ma è anche un tema profondissimo di sviluppo, perché delle tantissime specie vegetali e animali che ha questa regione, che è la prima in Italia per biodiversità, da lì possono venire grandi opportunità anche di sviluppare nuovi progetti. Faccio solo l'esempio dei grani antichi, che sta dando origine a molteplici iniziative imprenditoriali e che riscuote molto interesse anche da parte dei consumatori, ma anche sulle razze animali abbiamo fatto grandi cose in questa regione: la mora romagnola, la bovina romagnola, il suino nero di Parma e tante altre opportunità che ci danno questa biodiversità fantastica che abbiamo. Il terzo punto naturalmente è quello della ricerca. Siamo la regione che ha investito di più in ricerca in questo piano di sviluppo rurale, gli abbiamo destinato ben 50 milioni d'euro, non c'è niente di simile in Italia, già 30 sono stati spesi e ci sono al lavoro 93 gruppi operativi di innovazione e 57 progetti di filiere innovativi. Questo ci permette di avere dei risultati assolutamente formidabili dal punto di vista ormai anche delle nuove tecniche applicabili, e abbiamo visto che di questi 30 milioni di euro in realtà abbiamo la possibilità di vedere che oltre la metà sono andati in realtà proprio a temi green, fortemente green, come la riduzione dell'uso dell'acqua oppure il suo riutilizzo, come la riduzione dei fertilizzanti, il fatto di assorbire meglio il carbonio nel suolo, che è uno dei temi cruciali rispetto al cambiamento climatico, e in generale per avere delle forme non solo di mitigazione del cambiamento climatico ma anche di adattamento. Stiamo tra l'altro facendo col CNR anche un lavoro per cercare di capire quanti di questi progetti hanno un impatto rispetto al cambiamento climatico. È un'attività molto complessa che coinvolge migliaia di persone e che però sta trasformando profondamente la nostra agricoltura, che grazie alle nuove tecnologie e all'agricoltura di precisione sta cambiando pelle completamente e ci porta in un mondo in cui i consumatori, consultati dall'Unione Europea sulla nuova PAC, ci hanno detto che le priorità saranno avere una salubrità maggiore, una compatibilità col territorio, il benessere animale, l'antibiotico resistenza e tante nuove sfide, però tutte all'insegna di avere un cibo più sicuro.